con il nuovissimo Tech Lab di Shimano Italia, assieme al meccanico Andrea Bazzi, con il quale andremo a scoprire i segreti di uno spurgo di un circuito idraulico su una bicicletta stradistica, ovviamente equipaggiata con un gruppo Shimano, in questo caso Ultegra. Non c'è una durata prefissata entro la quale fare lo spurgo di un circuito idraulico, quello che di una bicicletta. Quel che è certo è che lo spurgo si rende necessario nel momento in cui l'olio minerale che è alloggiato all'interno del circuito si deteriora. Come si capisce se l'olio si è deteriorato? Soltanto appunto facendo lo spurgo e vedendo il colore dell'olio, se è nero oppure se ha ancora il colore rosso vivo di quando l'olio è stato appena inserito. In questo caso Andrea ha rimosso le pastiglie Shimano e ha inserito degli spessori distanziali per tenere saldi i pistoni. Questo è il primo step per uno spurgo corretto. Dopo aver svitato la pinza si procede a togliere il copricomando per aprire con l'apposita chiave a brugola per aprire il circuito nel quale si inserisce l'imbuto, che ci servirà poi a inserire il liquido. L'operazione di estrazione del liquido va fatta orientando la leva di comando, che in questo caso è una Ultegra di serie 80-20, in modo che la parte più prominente della leva sia esattamente parallela al terreno. Questa è la posizione giusta per fare lo spurgo dell'olio. L'operazione di spurgo prosegue inserendo l'apposita pompa nella porta della pinza, aprendo la valvola ovviamente con una chiave esagonale, e si inserisce il liquido nel circuito. Una volta che è stato pompato tutto il liquido nel circuito e una volta chiusa la valvola della pinza, si procede riportando il manubrio in una posizione più orizzontale, a questo punto si possa pompare liquido con l'azione della leva freno e eliminare qualsiasi residuo di bollicina d'aria presente all'interno del circuito. La regolazione dell'impianto si conclude con il settaggio del free stroke, che sarebbe il punto di ingaggio delle pastiglie sul rotore. Si può effettuare con questa vite esagonale accessibile sotto il copricomando. Gli impianti idraulici frenanti di Shimano possono utilizzare pastiglie sia in resina, come in questo caso, sia pastiglie metalliche. Il tipo di pastiglia da utilizzare dipende dal feeling personale e dalle sensazioni di frenata che si vogliono avere. In genere la pastiglia metallica dà una frenata più irruenta e immediata, mentre la pastiglia in resina ha una frenata più modulabile.